Il 25 novembre è passato, ma il Comune di Pescara continua gli incontri di sensibilizzazione e di dialogo con i giovani. Il messaggio è sempre lo stesso: no alla violenza contro le donne, come ha spiegato l'assessore Adelchi Sulpizio. Come noi più volte ribadiamo, non si può parlare di violenza di genere soltanto il 25 novembre. Noi continuiamo e ricordiamoci che sono oltre i 34 gli eventi, quindi invitiamo tutti i cittadini a vedere tutto il nostro calendario, perché è importante partecipare non soltanto il 25 novembre. E questa mattina il presidente del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, Cecilia Angrisiano, ha parlato agli studenti del liceo scientifico Da Vinci per analizzare le diverse forme della violenza sulle donne e i risvolti penali, ma anche le problematiche che riguardano i minori. Noi vediamo minori che subiscono le conseguenze dell'aver assistito o dell'essere stati presenti o dell'aver subito la violenza intrafamiliare. E lì il lavoro è molto difficile, è difficile dare consapevolezza, darla agli adulti, ragionare sulla possibilità di recupero delle madri, sostenere queste madri che sono madri fragili per tutto quello che hanno sofferto. Sapete che l'Italia è stata condannata più volte dall'Europa proprio perché, malgrado una legislazione estremamente avanzata, non riusciamo a risolvere i problemi. E quindi dobbiamo trovare tutti un approccio per affrontarli e risolverli in un modo che tenga conto dei fenomeni storici, sociali, ma lavori anche molto sull'educazione e sulla cultura. Per quello che riguarda gli adolescenti, noi cerchiamo di fare un lavoro che riguardi l'empatia e la consapevolezza e la distinzione che le persone devono avere per rispettarsi come persone. In tante relazioni dell'anno giudiziario, quello che io dicevo, il lavoro del Tribunale è quello di cercare, specialmente andando nelle scuole, di risolvere la cifra della violenza come modo di comunicare. Se noi lavoriamo con l'idea di una possibilità evolutiva dei ragazzi, dei minori, è proprio perché c'è tutto un discorso anche neuroscientifico sulla fase di formazione, quando si formano i lobi frontali, che cosa significa controllare le proprie emozioni. Sono tutte competenze che si acquisiscono man mano che si diventa adulti. Quindi c'è una società che non sta più funzionando, che non accoglie, che non insegna. E non mi piace generalizzare, perché io trovo che i ragazzi siano meravigliosi. Non è mai successo che io non abbia visto una risposta straordinaria nei nostri ragazzi, che siano soggetti al penale, che siano incrociati nel civile. Quindi loro hanno le risorse, hanno la resilienza. Siamo noi adulti che dobbiamo interrogarci su quello che insegniamo, non a parole ma per come siamo, sull'attenzione che diamo loro, sull'autostima che diamo loro, sulla possibilità che diamo loro di vedere e prospettarsi un futuro. E quindi che li aiuti a superare l'idea che l'altro sia un avversario, un nemico o un nulla. Molto dipende dal mondo degli adulti.